Oggi parliamo di dati di educazione e di salute e al prossimo argomento che è nel campo dell'educazione digitale. Allora, presento Alberto Rossetti, che è psicoterapeuta, psicoanalista e scrittore, cominciamo a parlare di educazione digitale consapevole. Dico solo due cose. Primo, che per arrivare a un'educazione digitale consapevole dobbiamo avere una visione. Tra l'altro Alberto si occupa di bambini e adolescenti in questo campo e quindi ha una esperienza clinica importante. Però se non abbiamo una visione pedagogica è difficile poi capire come gestire la tecnologia. Al solito noi dobbiamo, lo diceva anche ieri Luciano Floridi in un bellissimo intervento che ha fatto, è importante la visione a monte per capire, quindi per la direzione da seguire, per poi non doversi adattare alla tecnologia, ma fare in modo che in qualche modo la tecnologia sia il nostro servizio, quindi rovesciare il paradigma. Con lui, con Alberto, io gli ho fatto una piccola provocazione che vi riporto e che è la seguente. I big della tecnologia dell'informazione, a partire da Bill Gates, Steve Jobs e i maggiori CEO della Silicon Valley, hanno un atteggiamento molto chiuso nei confronti della tecnologia riguardo all'educazione dei loro figli, cioè molto severo. Ad esempio Bill Gates ha detto in più interviste che ha impedito l'utilizzo dei cellulari e degli smartphone prima dei 14 anni ai propri figli. E non solo, mandano i loro figli in scuole low-tech, in scuole in cui si insegna la creatività costruendo oggetti e facendo lezioni nelle casette sugli alberi. C'è una famosa scuola che tra l'altro è la Brightworks di San Francisco, che è tra le 13 migliori scuole al mondo, che usa appunto questi metodi. Allora, dall'altra parte invece abbiamo bambini e adolescenti che sono completamente abbandonati nella giungla del digitale, che saltano da un video all'altro di YouTube senza avere il tempo di riflettere, elaborare, eccetera. Quindi lascerei la parola ad Alberto per spiegarci appunto qual è questa benedetta visione pedagogica che ci permette di arrivare a un'educazione digitale consapevole. Grazie. Grazie, buongiorno. Ma la provocazione è ottima, e anche la questione della visione penso che sia assolutamente centrale. Per me il punto di partenza è questo, cioè che non è pensabile parlare di educazione digitale pensando che l'educazione digitale sia una branca specifica, tecnica, diciamo, dell'educazione. Perché dico questo? Perché troppo spesso ci ritroviamo a parlare di digitale, di educazione al digitale, come di qualche cosa che in qualche modo può prescindere, no, da dei modelli educativi, da una visione un po' più profonda. Un bambino, un ragazzino che cresce pensando in qualche modo che l'altro sia un disturbo al suo successo, che siano tutti in qualche modo degli ostacoli al proprio sviluppo e al proprio merito, chiaramente quando inizierà a utilizzare le nuove tecnologie, quando inizierà a utilizzare WhatsApp, riprodurrà quel tipo di atteggiamento nei confronti dell'altro, di superiorità, di diffidenza, di atteggiamento provocatorio che ha imparato, no, in un ambiente che precede il digitale, e in qualche modo l'abbiamo sentito prima, poi si bagna comunque di digitale, con in più diciamo il fatto che ciò che scriviamo e ciò che lui andrà a dire, a scrivere, è pubblico, è visibile a tutti, quindi se vogliamo c'è addirittura un aggravante, non qualche cosa che rende ancora più complicato. Quindi il primo stimolo è sempre quello di pensare all'educazione digitale come un modo, ecco, un'occasione per ripensare all'educazione a 360 gradi, fin da subito e fin dall'inizio. Il secondo punto che voglio toccare è quello che ancora troppo spesso sentiamo, ed è che si tende a continuare a paragonare il mondo digitale al famoso coltello, no? Che dipende un po', che non è né bene né male, dipende come lo utilizziamo. Ecco, io penso che anche dagli interventi precedenti sia chiaro
che la questione non sta nell'utilizzo, è evidente che dipende dall'utilizzo che facciamo di qualsiasi strumento, ma qua siamo di fronte a un ambiente che è estremamente complesso, ci troviamo di fronte a un ambiente che ci introduce in tutta una serie di tematiche che hanno a che fare con la nostra psiche, che hanno a che fare con l'ambiente sociale in cui viviamo, che hanno a che fare anche con una dimensione politica, come stiamo in qualche modo, ce ne stiamo rendendo conto sempre di più. Quindi è un ambiente estremamente complesso. Dare uno smartphone in mano, o comunque accedere liberamente a internet a un ragazzo di 10, 11, 12 anni, senza in qualche modo avere la consapevolezza della complessità dentro cui lo stiamo inserendo, è qualcosa di assolutamente pericoloso e da un certo punto di vista sbagliato. Il digitale è un ambiente con delle sue regole, con una sua grammatica, è un ambiente in cui il nostro agire, abbiamo sentito bene prima, in qualche modo condizionerà le nostre azioni sul digitale, ma non solo. Prima si parlava di algoritmi, no? Che in qualche modo un po' influenzare anche il nostro vivere la rete, ma non solo, perché poi il nostro vivere la rete ha delle conseguenze evidentemente nella poi vita di tutti i giorni relazionale. Quindi è un ambiente estremamente complesso e questo non possiamo pensare che non averlo in mente e in qualche modo limitarci a dare delle indicazioni di tipo tecnico ai ragazzi su come muoversi. Pensando a quali possono essere, no, alcuni aspetti particolari del web, che forse anche, come dicevi prima, i giganti della Silicon Valley hanno forse più in mente di altri, io direi che il primo punto che per me è essenziale ricordare è che il digitale è un ambiente che di suo ha pochi limiti. È un ambiente che ha la sua forza anche nell'avere pochi limiti. Chi, come tutti noi, è passato da una transizione pre-internet e poi, insomma, ci si è trovato dentro, ricorderà il piacere, no, che abbiamo tutti provato nel vivere una dimensione molto più libera, no, dove certi limiti erano assolutamente superati. Il problema è che quando superiamo i limiti e non ne mettiamo di nuovi, cominciano i guai. E qua, se devo dire, l'educazione non può che partire dal mondo adulto, perché il mondo adulto è il primo, in qualche modo, a godere di questi limiti superati e non riuscire a passarli. Per me rimane emblematica la questione dei 13 anni oramai, che limitano l'accesso ai social network, che è assolutamente un limite che non viene considerato tale da nessuno. E anche quando si parla con i genitori, la questione che emerge sempre è che sì, va bene, c'è questo limite, ma poi tutto sommato lo fanno tutti, e che male fa, e però non puoi neanche pensare che si debba limitare tutto. Quindi anche dove i limiti ci sono, di fatto non vengono rispettati. Ma gli esempi di noi adulti in questo senso sono tantissimi. Pensiamo alla pirateria, a tutto ciò che si muove tra il legale e l'illegale, spesso abbraccia l'illegale. Io ricevo, ho ricevuto ogni tanto da adulti su Telegram i giornali, diciamo, gratuiti, scusi, in PDF che qualcuno aveva in qualche modo rubato e faceva portare, quindi senza una consapevolezza davvero che i limiti, anche se apparentemente non esistono, dobbiamo inserirli. E a livello educativo questo è un elemento centrale, perché se non c'è un'educazione al limite diventa difficile poi portare avanti qualsiasi tipo di discorso, anche fuori dalla rete. Il secondo punto è che, il secondo, non so se siamo al secondo, ma un altro elemento è quello del corpo. Qua tocchiamo più un aspetto mio, un aspetto, diciamo, che ha a che fare con la psiche. Online ci troviamo di fronte a un corpo che non c'è, a un corpo che in qualche modo è immagine, è descritto, è raccontato per foto, post, storie, ma che concretamente non è lì fisicamente. È un corpo quindi che, soprattutto in adolescenza, dove c'è la necessità di avere un riscontro immediato anche un po' del mio atto, della mia azione, di rispecchiarmi nell'altro, è un corpo che è lasciato molto libero, no? È anche molto libero di muoversi, ma che fa anche molta paura, perché poi quando il corpo si stacca troppo da noi può anche andare in qualche modo a innestare dei meccanismi di anche un po' paranoici in alcuni ragazzi, ma senza andare troppo nella patologia. Quindi è un corpo che non c'è, ma che nello stesso tempo è sovraesposto. Ci troviamo di fronte a questo paradosso anche sulla rete. È sovraesposto perché i ragazzi, mai come in questo periodo, sono in vetrina, in qualche modo, preda di qualsiasi tipo di messaggio, like, emoticon, qualsiasi cosa
che in qualche modo può arrivare, no? La questione dell'hate speech, la questione del cyberbullismo piuttosto che del body shaming. Beh, nasce tutto da questa sovraesposizione corporea. Non siamo lì, ma in qualche modo lì c'è la nostra immagine e noi commentiamo e discutiamo la nostra immagine, parliamo dell'immagine degli altri, in qualche modo c'è questo discutere continuo sul corpo. E questo è un elemento centrale, tanto è vero che se già il corpo è sempre stato, diciamo, una questione cruciale in adolescenza, direi che in questo periodo anche a livello clinico torna continuamente la dimensione corporea, no? Nelle problematiche che poi i ragazzi vanno a portare. Penultimo punto, che in qualche modo ci aiuta a cogliere qualche dimensione particolare del web, del digitale, è che questo è un luogo di relazione. La relazione, diciamo, la conosciamo bene, no? La relazione è trasformativa, la relazione è qualcosa che non lascia le persone uguali a se stesse. I social network sono luoghi di relazione, sono luoghi di incontro, di scambio. Quando nascono i social network, spesso e volentieri non sappiamo dove andranno a parare. Perché? Perché sono le persone che lo vivono, che in qualche modo porteranno dei contenuti, discuteranno, creeranno delle mode. È un luogo di relazione, un luogo di scambio. È per quello che non possiamo pensare che quel telefono in mano a un ragazzino piccolo, mi riferisco appunto soprattutto alla fascia preadolescenziale, sia un qualche cosa che non ha in qualche modo un effetto su di lui, perché entra in un luogo di relazioni che possono essere positive, ci mancherebbe altro, ma possono anche essere molto negative, oppure possono essere semplicemente confondenti, però sono relazioni. Mettere un like è un atto che genera relazione, genera scambio, non è semplicemente una dimensione tecnica. Infine, online c'è tutta la questione dei contenuti, della fruizione dei contenuti. La rete vive di questi contenuti che continuamente vengono prodotti per far sì che l'utente lo possa consumare. Qua mi viene un esempio, no? Parlavo con una collega l'altro giorno, mi raccontava di sua figlia che seguiva una youtuber che proprio quel giorno era stata lasciata da un fidanzato, anche lui ovviamente youtuber, entrambi attivi su TikTok, insomma un po' il solito giro. E lei è rimasta colpita perché sua figlia era triste, no? Per questa separazione che era stata raccontata in diretta con tanto di lacrime, storie e via dicendo. E è rimasta un po' perplessa nel dire, ma senti, ma tu sei sicura che quella cosa lì sia vera, che quel contenuto sia un contenuto reale? E questo secondo me è un tema, no? Non è che i media tradizionali, lo vediamo bene con i vari programmi di Uomini e Donne, Forum, siano veri, però in qualche modo forse abbiamo un po' di capacità di prendere le distanze, o almeno molti di noi. Invece quando siamo online, un ragazzino col suo youtuber, col suo muser, col suo tiktoker, col suo streamer, no? Ogni categoria ha un po' il suo nome di riferimento, si crea un qualche cosa che mette veramente in discussione il fatto che quel dialogo sia falso. No, quel dialogo è vero. Il problema è che non è così. Il problema è che si vive di contenuti, si vive di like, si vive di visualizzazioni, e la rete, dobbiamo anche un po' uscire allo scoperto, soprattutto quando gioca in questo modo, e soprattutto poi con i più giovani, no? A volte sono un po' dei cani sciolti nel mondo del web, che pur di fare visualizzazioni hanno capito perfettamente qual è la logica, no? È quella di colpire, quello di raccontare, quello di stare sui temi cruciali. Beh, lì c'è invenzione, c'è artificiosità, c'è racconto, e tutto questo però è veramente necessario che possa emergere. Quali sono dunque, secondo me, i due punti conclusivi per un'educazione digitale che sia consapevole? Il primo è evidente, questa conoscenza della complessità. È scomodo, è difficile, ma noi dobbiamo essere capaci di raccontare la complessità. Anche tutto quello di cui abbiamo parlato finora è interessantissimo. E già viene molto raccontato, no? Fa parte dell'educazione digitale, non è qualche cosa che è altro, è qualche cosa di diverso, no? È centrale. Noi dobbiamo portare le persone nella complessità, rendersi conto che non è solo una questione di quanto tempo passo davanti a uno smartphone, quello è l'ultimo pezzo, ma è la consapevolezza di quello che io faccio là sopra, io adulto e quindi anche io ragazzo. E poi appunto una riflessione
che quella iniziale dell'importanza di continuare a interrogarsi sull'educazione, sull'educazione che viene data ai ragazzi fin da quando sono piccoli e sul fatto che non esiste questa netta separazione, ecco, tra un mondo digitale e un mondo analogico, ma che sempre di più viviamo in una continuità che è necessario cogliere ed è necessario portare avanti con decisione. Grazie. Grazie Alberto. Senti, c'è una domanda per te, te la leggo. Dice, sì. Allora, un secondo, eccola qua. Buongiorno, volevo chiedere al dottor Rossetti qual è il suo punto di vista sul mondo multiplayer dei videogiochi, presto anche dei social, vedi i progetti di Facebook, e sulle relazioni sociali fortificate nella pandemia di bambini e ragazzi. Quali prospettive di intervento socio-educative possono portarci a costruire una metodologia di osservazione, studio e di intervento educativo su questo aspetto della quotidianità digitale? Non è molto chiara come domanda, comunque credo che voglia dire che ruolo appunto, cioè se da un lato abbiamo i social, dall'altro abbiamo il mondo appunto dei videogiochi multiplayer, quindi giochi di ruolo suppongo, e questo crea comunque delle relazioni che durante la pandemia si sono sicuramente rafforzate causa lockdown e quindi come possiamo studiare, che metodologia possiamo mettere in piedi per studiare da un punto di vista educativo questi fenomeni che oramai stanno diventando sempre di più importanti nel mondo dei ragazzi. Cioè fondamentalmente credo che sia la domanda... ecco, c'è una... No, questa è la prima domanda. La seconda è, considerando che è impossibile prevenire ai giovani di usare social media, è possibile che le scuole stesse si attivino ad aprire gruppi all'interno, ad esempio, di Facebook, in modo da centralizzare l'interazione degli studenti. Di questo parliamo nell'intervento successivo, che proprio si parlerà dei social network e dell'educazione civica digitale all'interno di questo. Quindi, non so, sulla prima domanda, se secondo te si può fare qualcosa per intervenire anche nei giochi di ruolo, quindi giochi multiplayer online? Sì, sicuramente ci sono anche delle esperienze. È chiaro che sono esperienze spesso portate avanti da qualche pioniere, no? Che si lancia, che ha esperienza in questo campo e quindi si butta, no? Utilizzare ad esempio i videogame come forma di come forma educativa e di insegnamento. Secondo me l'occasione che ci è stata offerta dalla pandemia e che ci continua a essere offerta è stata quella di accorgerci dell'importanza delle tecnologie come non solo elemento, non solo come filo che ci lega al mondo, ma come luogo in cui si può costruire qualche cosa. Penso che non dobbiamo perdere questa occasione di continuare un po' insistere nel far vedere ai ragazzi una modalità differente, no? Per utilizzare la rete, che può essere anche un videogame. Ci sono tantissimi giochi, tantissime situazioni che possono essere utilizzate, ma non è solo quello, è proprio una mentalità che secondo me deve cambiare. Molti ragazzi in questo periodo hanno cominciato a usare un PC, per esempio, non lo usavano, utilizzavano solo lo smartphone, hanno cominciato a scrivere su Word. Io avevo un ragazzino che utilizzava solo lo smartphone per scrivere dei brevi testi e durante la pandemia, almeno adesso, scrive dei file Word, no? In cui scrive le sue cose. Cioè c'è stato un ampliamento anche dei contenuti. Ho l'impressione che a volte il mondo digitale punti un po', cioè il mondo digitale, queste tecnologie puntino un po' a stringere come un imbuto, no? In qualche modo a semplificarci la vita, ma lasciandoci sempre meno possibilità di scelta. Noi invece dobbiamo ripartire ad allargare, no? Con dei progetti, ma anche utilizzando le tecnologie che già esistono, per fare cogliere le possibilità, le opportunità, perché questo è già un elemento che fa, senza tante, in maniera molto diretta, abbracciare la complessità ai ragazzi, no? Il fatto di rendersi conto che quello strumento può essere utilizzato per vedere YouTube, va bene, ma può essere utilizzato per fare tante altre cose, no? Per costruire qualche cosa, e anche in alcuni casi arrivare magari a dei lavori più complessi, no? con alcuni ragazzi. No, dicevo, quindi in sintesi il discorso è sempre quello di allargare la mente, indipendentemente dal fatto che usi un social o usi un gioco multiplayer o quant'altro. Da Paolo Rantani che dice sull'educazione al superamento dei limiti, quindi magari è rivolta soprattutto ad Alberto,
Ho l'impressione che il problema sia una crisi di valori che abbia ribaltato i concetti di bene e male, assoggettati da una cultura dell'apparenza. La clusterizzazione delle informazioni nei social network fa sì che le persone sempre più difficilmente vengano a conoscere opinioni diverse dalle proprie, vabbè, il famoso discorso delle bolle, ma piuttosto a ribadire le proprie idee, da cui forse la polarizzazione anche nelle concezioni scientifiche di oggi, punto di domanda, sicuramente questo è l'effetto bolla. Mi sembra importante, Alberto, se vuoi commentare sulla prima, soprattutto sulla prima parte, dice sull'educazione al superamento dei limiti, ho l'impressione che il problema sia una crisi di valore che abbia ribaltato i concetti di bene e male assoggettati ad una cultura dell'apparenza. Che pensi? Sì, penso che un po' è un altro modo per dire ciò da cui ero partito, no? Cioè sulla necessità di una riflessione che va oltre l'utilizzo del digitale. Sicuramente io penso che le problematiche valoriali, no, che un po' stiamo constatando in quest'ultimo periodo, non siano colpa del digitale, dei social network, è un percorso molto più lungo quello che ci ha portato qui. Quindi in qualche modo siamo arrivati a utilizzare questi strumenti che eravamo già un po' predisposti, no? A tutta una serie di comportamenti che mettono in discussione i valori a cui eravamo abituati. Dopodiché sicuramente l'utilizzo dei media amplifica tutto ciò, lo amplifica nei vari modi con cui questi in qualche modo intervengono nella nostra vita, però è assolutamente è necessario curare tutto questo. A me ogni tanto viene da usare questa espressione, no? Io penso che dobbiamo tornare, prima si parlava di tecnicismi, no? A un'educazione che sia un po' meno tecnica, dobbiamo tornare a un'educazione un po' meno laica, ma non nel senso di un'educazione religiosa, ma un'educazione più emotiva, sistemica, più valida, più calda, anche. Mentre stiamo concentrando su una ricerca di tecnicismi per educare, no? Io ricevo spesso delle domande di genitori che vogliono delle risposte tecniche all'educazione, ma l'educazione è qualcosa che sì, può avere degli input, degli strumenti, ma poi l'educazione è sempre qualcosa di sporco, nel senso che ci sporchiamo le mani, nessuno sa bene che si farà, come andrà, dunque bisogna ripartire da lì, abbandoniamo il tecnicismo, o meglio prendiamo dove ci serve, poi sporchiamoci le mani e mettiamoci i nostri valori, ci siamo. Senti, Daniele Catozzella scrive invece come bilanciare la scelta tra la relazione virtuale e reale di un ragazzo. Credo che tu abbia già risposto, però se vuoi fare una sintesi. Direi che il bilanciamento, intanto ogni ragazzo bisogna saperlo ascoltare nella sua individualità, questo secondo me è fondamentale. Però ecco, lavorando sulla continuità, oggi più che mai dobbiamo avere in mente che la continuità tra analogico e digitale, quindi tra vita diciamo reale, di incontro, di persona, con reale intendo questo, e quello invece mediato dallo strumento, devono funzionare, devono in qualche modo trovare dei punti di incontro, dei punti di scambio. Io insisterei molto sulla continuità, a volte anche senza farci prendere troppo dalla paura. Capita spesso di sentire ragazzi che magari hanno passato dei mesi della loro vita a giocare molto al computer e che poi crescendo hanno cominciato a uscire con gli amici e quindi in qualche modo hanno smesso di abusare dell'utilizzo delle tecnologie. Lavoriamo sulla continuità, lavoriamo sulle proposte alternative e non facciamoci prendere eccessivamente dal panico se c'è un utilizzo eccessivo in certi momenti, perché ci può stare. A volte le cose poi si sistemano anche semplicemente con la crescita.